Ciao, sono Giuseppe di Bastamuffa e ci troviamo a Rimini per la prima tappa del Bastamuffa Tour. Accanto a me c'è Pasquale, che ha partecipato all'evento ed è un co-organizzatore. Ora ci racconterà un po' quello che fa nella vita. Ciao a tutti, sono Bonfiglio Pasquale della ditta Cubo di Viserba di Rimini. Di cosa mi occupo? Mi occupo di tutto quello che è il mondo del cartongesso, degli isolanti termici, acustici e pitture tecniche, quindi anche pitture e trattamenti per la muffa. Bello, però c'è un retroscena che dovete sapere. Pasquale è specializzato in cartongesso. Esatto. Noi siamo specializzati in trattamenti antimuffa con delle pitture. Tecnicamente noi dovremmo essere degli acerrimi nemici perché una soluzione esclude l'altra. Però quello che mi ha fatto sorprendere della filosofia di Pasquale è che lui, sebbene sia specialista di cartongesso, non ha mai escluso soluzioni alternative, anzi, le sta cercando. Ci vuoi raccontare un po', perché è stato questo l'incontro che ci ha permesso poi di conoscerci? Sì, esatto. E diciamo che in base alla mia conoscenza, negli anni le richieste per appunto la manifestazione di muffa erano sempre state quelle del tamponamento con il cartongesso, accoppiato comunque a degli isolanti. Sistema che non sempre, diciamo, è il metodo più giusto per intervenire, per eliminare questa problematica, perché comunque ci sono una serie di motivi che scaturiscono appunto poi nella problematica della muffa. Quindi ero sempre curioso nello scoprire materiali nuovi e soluzioni nuove appunto per risolvere queste problematiche dei miei clienti. E grazie a questa voglia di sapere, di curiosità di Pasquale, mi è nato questo evento che non sarebbe mai stato realizzato senza di lui, perché immaginate un milanese che sogna di conquistare la Romagna ma non conosce nessuno. Invita degli imbianchini per un evento, non si presenta nessuno, sala deserta. Questa sera eravamo quasi 30 persone, di cui 25 erano lì per Pasquale. Quindi una cosa che ci accomuna è sempre quella della fiducia. Queste persone si fidano di Pasquale perché sono suoi clienti e quindi hanno dedicato 2 ore e mezza a sentire questo urlatore che parla di muffa, di cambiamento e di fiducia, e hanno resistito con la promessa di un sangiovese e una piadina per ascoltarmi. Senza di lui non avrei mai potuto farlo, quindi questo è un bellissimo esempio di economia collaborativa che speriamo possa diventare bello in Romagna anche per altri professionisti. Insomma, diamo appuntamento al prossimo evento Bastamuffa in Romagna, perché ovviamente io farò l'impossibile per venire quanto più spesso in Romagna con la scusa di lavorare e apprezzare il vostro bellissimo cibo e le splendide persone che ci vivono. Però continuate a tenere d'occhio Cubo di Pasquale, perché grazie. È veramente un innovatore. L'ultima cosa e chiudo, mi ha fatto vedere il profilo Facebook della sua azienda e lui è un influencer, perché un post che pubblicizza Pasquale sulla sua pagina di qualunque genere viene seguito da più di 3.000 persone che sono veramente contente di commentare, quindi Pasquale dà delle informazioni molto utili ai suoi clienti e questa è la filosofia che ci unisce. Quindi l'unione fa la forza. E non ci resta che fare il classico saluto. Ciao da Giuseppe. Ciao da Pasquale. E basta muffa.